A nostro avviso la campagna elettorale, come tante, è stata una campagna elettorale aspra da un lato e dall'altro, dura da un lato e dall'altro, che però ha avuto due momenti che secondo me vanno messi in evidenza perché a mio avviso sono stati l'acme di una progressiva tendenza alla criminalizzazione dell'avversario politico che poi è sfociato in alcune manifestazioni che dal nostro punto di vista vanno assolutamente condannate e allontanate dal modello di azione di qualsiasi fazione politica. Mi riferisco ai fatti del sabato notte e ai fatti della domenica notte, perché forse pochi sanno, ma noi lo sappiamo, che la domenica notte sono state organizzate delle ronde di giovani attorno ai seggi per evitare che qualcuno potesse entrare nei seggi a fare chissà che cosa. E quando io sono stato chiamato dai nostri giovani a cui era stata comunicata questa cosa, ho detto andate a dormire, lasciate stare, lì dentro ci sono i carabinieri che devono fare il loro dovere, nessuno potrà scavalcare il cancello della scuola media, del nautico, non so dove sta la scuola elementare per fare chissà che cosa. I fatti della domenica sono stati più gravi di quelli del sabato. Il sabato è accaduta tutto quello che noi sappiamo e di lì sarà gli organi che devono decidere che cosa è accaduto, ma certamente noi siamo assolutamente distanti da un assembramento all'infuori della caserma dei carabinieri, alla presenza di candidati, di assessori e consiglieri della Procida che vorrei, che addirittura, oltre ad inneggiare ad arresti imminenti, facevano veicolare con gruppi WhatsApp per tutta la nottata, in silenzio elettorale, facevano veicolare. Pensate che mia figlia era a un matrimonio a Bacoli, gli è arrivata la notizia che mi avevano arrestato. Vedete cosa accade, se sentite anche male? Vedete cosa accade quando si ha la foga a tutti i costi non di vincere una battaglia politica, ma di colpire un avversario, un nemico.